Bologna sì. Siamo la nostra società è una delle più vecchie che c'è in Lombardia nel 1906 e attualmente ci sono 250 ragazzi tesserati per la Liscia Spera. Ci sono naturalmente pulcini esordienti a 9, a 11, giovanissimi, a regionali, allievi. E abbiamo una seconda categoria che generalmente fa molto per far sì che anche i ragazzi, soprattutto gli allievi e gli juniores, possano in qualche modo entrare a far parte della seconda categoria. Perché hanno scelto una donna non si sa ancora come presidente, però devo dire che sono capitata in un momento particolare della società per cui c'era bisogno di razionalizzare. Soprattutto le risorse che avevamo, e effettivamente solo con le donne si riesce a fare questo. Non fate commenti di nessun tipo. Ecco, per cui devo dire che al mio mandato, che sarà alla fine di aprile, poi lascerò sicuramente un bel ricordo per quello che può essere il mio intervento in questi 3 anni. Ok, grazie. Per quanto riguarda la seconda categoria della Liscia Spera, abbiamo Teo Mazzoli, difensore centrale. Allora, la prima domanda che vado a fargli è sicuramente diciamo, il riassunto fin qui della stagione per quanto riguarda la seconda categoria. Dico un po' di risultati altalenanti. Adesso con la vittoria di domenica sicuramente vi siete tirati fuori da, diciamo, dalla bassa classifica, siete fuori dai play-out, con secondo me uno spiraglio ancora per quanto riguarda Sì, allora, cioè, Termiti. allora, senza dubbio il girone G è un girone molto combattuto e si sono visti risultati strani dall'inizio della stagione. Per quanto riguarda la nostra squadra, siamo partiti, diciamo, bene, abbiamo avuto un ottimo girone d'andata, eravamo lì in zona playoff, poi abbiamo avuto delle difficoltà, adesso inizio del ritorno. E siamo scesi abbastanza. Adesso anche ieri abbiamo vinto sul campo del Sanfermo, comunque non era facile. E sì, abbiamo rischiato anche di arrivare giù, zona playout. Adesso siamo a 5 punti dai playoff. E non è facile perché comunque abbiamo tutti scontri diretti con Virtus Mariano, Lomazzo e Turati che se la giocano tutte per i playoff. E starà a noi. Dare il massimo e fare bottino pieno per arrivare ai playoff. Comunque, cioè, forse ci è mancata anche un po' di esperienza, diciamo, perché siamo molto giovani come squadra e si è visto adesso all'inizio del girone di ritorno. Comunque, adesso lotteremo fino alla fine per raggiungere i playoff. Certo, non era il nostro obiettivo all'inizio stagione, perché dopo 2 stagioni dove ci siamo salvati i playout, l'obiettivo quest'anno era salvarsi e basta. Adesso comunque siamo qui per giocarcela e proveremo a entrare in playoff.